Allora, il fatto è che diciamo che io ho ricevuto una certa educazione, attraverso questa educazione ho capito che c'è una gerarchia dei sentimenti. Non so se poi questa cosa è vera, mi è stato detto che la rabbia è il sentimento più forte che supera tutti gli altri sentimenti, perché attraverso la rabbia può fare qualunque cosa. E volevo chiedere, è vera questa cosa o... Io non saprei rispondere in termini così generali. Per qualcuno può essere vero, per qualcun altro magari no. È vero che noi siamo una società educata alla rabbia e quindi è vero che siamo molto ricettivi alla rabbia. È uno strumento che ci muove. E le grandi leve che oggi ci muovono sono la rabbia e il sesso. Che poi sono vicini anche come frequenza, perché comunque sono archetipi conflittuali, per cui può darsi che oggi la nostra società ci veda come individui molto sensibili alla rabbia e quindi questa rabbia, questo sentimento, chiamiamolo così, può essere un sentimento che ci muove. Può darsi, può darsi. Sicuramente quando ci accorgiamo che siamo stati dipendenti da una realtà nella quale finalmente non ci riconosciamo più, magari il 5 minuti di rabbia ci viene anche di dire ma... Però dobbiamo poi trasformare questo, perché ripeto, la rabbia si nutre della rabbia, per cui alla fine dobbiamo anche sublimare questo sentimento in qualche cosa che da distruttivo potenzialmente può diventare costruttivo e allora si trasforma, perché la rabbia poi può trasformarsi. Hai parlato di gerarchia dei sentimenti, io adesso non so se c'è una gerarchia vera e propria, sicuramente ognuno ha la propria sensibilità e quindi i suoi nervi scoperti possono essere più o meno scoperti in base ad una gerarchia di sentimenti che lo coinvolgono e che ne innescano le reazioni, può darsi. Però vedete, anche qui noi pensiamo che spesso quando si sente parlare di risveglio spirituale, pensiamo che colui che è risvegliato, ma poi non lo possiamo neanche sapere, perché non è che possiamo adesso immaginare con la nostra mente attuale come viva, cosa senta un risvegliato, tra virgolette. Che poi risvegliato vuol dire uno che ha preso coscienza di sé, della realtà, ha capito la strumentalità di questa manifestazione, la vive e va oltre, riconoscendosi in qualcosa di più ampio. Questo sia a livello di postura cognitiva, sia a livello proprio di esistenza, di vita, di corpo. Adesso ne parleremo, eh? Perché nel processo di risveglio della coscienza è coinvolto anche il nostro corpo, perché il nostro corpo non è solo il veicolo della coscienza, dell'anima, ma ne è esso stesso la manifestazione. E questo è molto sciamanico come concetto, eh? Molto sciamanico come concetto. Per cui il nostro corpo, la nostra manifestazione, partecipa dell'evoluzione della coscienza. Quindi il risveglio della coscienza e anche eventualmente la capacità di sublimare, di trasmutare i nostri sentimenti, va di pari passo con la trasmutazione anche del nostro corpo. Trasfigurazione, resurrezione, sono termini cristiani anche, eh? Che anche il cristianesimo ha un suo esoterismo, l'esoterismo cristiano, cristiano-gnostico, che non ritroviamo nel cattolicesimo, ma che rintracciamo o attraverso particolari letture e interpretazioni, soprattutto del Nuovo Testamento, anche se quel sapere è precedente al cristianesimo storico. Ma soprattutto se prendiamo in considerazione quei canoni che sono stati esclusi dall'ortodossia cattolica, per esempio, quindi i Vangeli gnostici, il Pistis Sophia, ecco, li troviamo
tutta una serie di riferimenti di cui io parlo tra l'altro nel mio ultimo libro, Vibrare altrove. Ecco, essere risvegliati probabilmente non vuole neanche dire che ci troviamo di fronte a persone con un sorriso ebete, soavi, che camminano così, perché sono risvegliati, capite? No? E che magari se mangiano un pezzo di carne svengono perché sono stravegani. No? Ecco, essere risvegliati probabilmente non è quello, secondo me. Dovrebbe essere qualche cosa di più tantrico come tipo di approccio, no? Quindi a me piace di più immaginare che invece il risvegliato possa vivere con grande pienezza tutti i sentimenti umani, anche quello della rabbia, perché se lo vive con pienezza sa anche andare oltre, lo esaurisce, non ne rimane attaccato perché lo esprime pienamente. E se è puro, se vogliamo dirla alla orientale, non produce karma, perché non c'è niente da compensare. Vivendo nel presente totalmente, uno può anche vivere pienamente la rabbia, eppure essere puro, eppure essere nell'amore. Pensate, no? Spiritualità è anche non avere paura del paradosso, perché qui dobbiamo mettere insieme gli estremi. Siamo bestie, animali, umani e divini. Viviamo una realtà che è materiale ma è anche spirituale. Viviamo in un tempo che la nostra mente scandisce in presente, passato e futuro, eppure solo il presente esiste. E questo lo dice anche la scienza oggi. E adesso sto parlando di sentimento e sto dicendo che la rabbia può essere vissuta con amore. Vedete, non dobbiamo avere paura di muoverci anche nell'incertezza, perché spiritualità non ha a che fare con la mente razionale, per cui non risponde alle necessità della nostra mente che i conti tornino, causa, effetto, razionalità, logica. No, la spiritualità va oltre, per cui soprattutto l'Oriente ha indagato molto questa visione, no, della spiritualità che va oltre i confini della mente, quindi è indicibile nell'esoterismo occidentale. Esoterismo significa proprio riservato, no? Esclusivo, nascosto. Ma perché è riservato, esclusivo e nascosto? Ma non perché qualcuno deve saperla più lunga di qualcun altro per esercitare un suo presunto potere sugli altri, no. È nascosto perché è incomunicabile, perché non ci sono le parole. Può essere vissuto, può essere esperito in prima persona. Ecco perché la delega non funziona, ecco perché sei responsabile direttamente, capite? Ma questo ci fa capire che quindi il punto non è che la rabbia deve trasformarsi in un sentimento più sublime o... Vedete, il processo alchemico non significa trasformare le emozioni tra virgolette basse, che poi in realtà non esistono emozioni basse, esistono emozioni. Poi se noi siamo bassi, possiamo essere bassi anche nell'amore, che ovviamente non sarà più tale. Quindi dipende sempre da noi, non è che ci sono cose basse e cose alte. Dipende noi che cosa stiamo facendo, chi siamo, come stiamo vivendo le cose, che segno, che valore, che valenza diamo alle cose, e quelle cose possono essere in un modo o nell'altro, produrre certi effetti e altri. Okay. Ma non si tratta tanto, il cammino alchemico, dicevo, non è tanto quello della trasformare le emozioni basse in emozioni alte, no? Pensiero negativo, pensiero positivo, sono incazzato nero, invece sono contento e amo tutti. No, perché in fondo anche i buoni sentimenti sono pur sempre emozioni che non siamo noi. Noi non siamo solo il nostro corpo, non siamo solo i nostri pensieri, ma non siamo neanche solo le nostre emozioni. Per cui è bella l'immagine del visto che ho parlato di cristianesimo esoterico, del Cristo sul Golgota, no? Che alla destra e alla sinistra, cos'è che ci sono? Chi è che c'è? I due ladroni, no? I due ladroni. E c'è il ladro buono e il ladro cattivo.
ma non esistono ladri buoni, perché sono ladri. Ok? Quindi sia le emozioni cattive, così come le emozioni belle, che ci danno piacere, soddisfazione, godimento, che ci fanno sentire buoni, che reputiamo buone, sono comunque ladri della nostra reale identità, capite? Quindi l'alchimia è non tanto un trasformare emozioni buone in emozioni cattive in emozioni buone, quanto trascendere, andare oltre queste categorie, vivere tutto, ma oltre. Ecco la visione tantrica, no? Che abbraccia l'esperienza umana in tutte le sue manifestazioni, a differenza di quella più yogica, anche se poi a certi livelli non è così evidentemente, però la visione più yogica è quella ancora che tende a distinguere questo è bene, questo non è bene, no? La visione tantrica invece è più possibilista, è più ampia, più larga.